Baby, coming tonight, we ought to take on a high. It's like a percolator. Ci sono Luca, un grande applauso. Ciao Luca, sto genio. Che da 12 mesi più o meno è riuscito a far partire in tutto il mondo questo grande giovanile social network. Facciamoci spiegare a lui cosa ha votato Sean. La FIFA ha sposato un progetto molto grande. Sean è non solo il facciatetto ufficiale di Living in Wellness, ma anche il facciatetto partner ufficiale della FIFA. Abbiamo creato un concorso in rete. È inutile dire di cosa è un social network, tutti quanti voi siete su Facebook o su Twitter. Sean è un social network tutto dedicato all'amore per la danza e la passione che questa arte sviluppa in tutti quanti voi. Quindi da oggi in poi avete un mezzo alternativo che potete utilizzare completamente gratuito e a disposizione di tutti coloro che amano la danza. Piccolo ha sposato e ha creato anche dei concorsi online. E qui oggi noi andiamo a premiare la prima crew che ha vinto il primo concorso online dedicato appunto a quello che è l'amore per la danza. E il nome della crew è... Anonymous! Gli Anonymous, salve! Venite! Bravi! Proprio con il fondatore di Show On! Guardali qua! Qui ho caricato la propria coreografia in rete, noi siamo abituati al televoto, in realtà la rete ci permette di partecipare in maniera completamente libera e gratuita, quindi la rete ti ha portato e loro hanno vinto il primo concorso online, un applauso secondo me. Bravi Anonymous! Grande applauso Anonymous! Grazie, grazie a Luca! Ida e Sean Partner, voi siete vincitori di questo concorso in rete, cosa ne pensate? Siamo comunque contenti di aver vinto questo concorso, anche perché sulla rete è ovvio che si hanno molte possibilità di essere visti anche da altre persone, non solo da coetanei, ma anche insomma, da coreografi, compagnie e così via, e quindi siamo felici dell'associazione tra i due. È la prima volta che partecipate all'Ida Crew Competition? Sì, è la prima volta perché abbiamo cercato su internet tutti i concorsi che proponeva la FIF e l'Aida e quindi abbiamo deciso di partecipare. Anche perché siamo di Latina, l'ultima data era a Roma e quindi siamo venuti lì a fare il concorso.